Oggi facciamo un pan brioche particolare. Pronti? Via! Mettiamo la farina nella ciotola della planetaria. Aggiungiamo l'acqua con il lievito. Aggiungiamo anche il latte. L'olio di oliva, di quello buono. Uovo e lasciamo impastare fino a che non avremo ottenuto un panetto liscio ed omogeneo. Quando sarà impastato bene, ci vorranno circa 25 minuti, ci facciamo del male e buttiamo dentro della pancetta. Le cose si fanno per bene, non si fanno per niente, e rifacciamo impastare un altro pochino. Ok, ho ottenuto questo panetto così, lo lasciamo al calduccio a lievitare. Il nostro impasto è lievitato, adesso facciamo le palline e le mettiamo nella teglia. Ecco, io faccio così, prendo l'impasto, lo lavoro un pochino e gli do la forma di una pseudo pallina, così, e poi la mettiamo adagiata sulla nostra teglia. Questo è il risultato. Adesso dobbiamo fare lievitare un'altra volta. Questo è il risultato dopo la lievitazione. Adesso prepariamo la crema da mettere sopra. Stemperiamo formaggio, uovo, olio e poi formiamo la cremina. Mescoliamo, mescoliamo, mescoliamo fino a quando non ci saranno più i grumetti. A questo punto versiamo la cremina in questo modo sui nostri paninetti. Così. A questo punto inforniamo e lasciamo cuocere per circa 40-45 minuti. Ed ecco il mio pan brioche pronto. Questo è particolare perché c'è il formaggio, poi farò vedere l'assaggio. Guardate un po', morbidissimo! A dopo! Eccolo qua! Vediamo un po' com'è dentro. Allora, intanto è morbidissimo. Mi assaggio un pezzettino perché poi lo mangio con l'hamburger.